Bella ragazzi, bentornati in questo ultimo episodio di Roller Coaster Tycoon 3. Allora, riprendiamo dove ci siamo lasciati, in questo preciso punto. Allora, attiva. Ok, non mi ricordavo più. Ok, fermi tutti. Bagni minori, abbiamo avuto un premio, bagni minori, nuova attrazione, ok. Oh, dell'imprenditore, ok. Magnate. Dobbiamo fare quello del magnate adesso. Gli obiettivi del magnate. Vabbè, intensificare la ricerca. Bene. Vediamo un po' gli obiettivi. Ah no, però non vuole niente. 8 settimane. No, 6 settimane. Arrivo tra 6 settimane. Tolleranza ai rifiuti bassa. Ok, quindi qua non vuole praticamente niente. Vuole solo vedere il parco pulito. Vabbè. Totali attrazioni 1000. 1000. No, allora qui di giostre ne dobbiamo mettere ancora. Niente, e questo è quanto. Imprenditore abbiamo già fatto, 2 mesi. Ok. Magnate, ok. Non è troppo complicato, dai, alla fine. Cioè, nonostante sia questo sia il penultimo scenario, perché poi ci sarà l'ultimo scenario, proprio l'ultimo, e poi la serie finisce, ragazzi. Qui volevo fare, no, mi sa che qua di giostre non ce ne stiano, però sarebbe una figata se ci fosse stata qua. Vabbè, vediamo una non troppo grande. Rodeo, qua mi sa che il rodeo no, non ce l'abbiamo, perché giostre per bambini noi non ne abbiamo neanche uno. No, non abbiamo neanche uno giostre per bambini, quindi mettiamo un rodeo qua, che non è, anzi se è abbastanza piccolo, è un 4x4. Dai, lo facciamo di così. Facciamo, questo è l'ingresso e questo è l'uscita. Ok, lo facciamo così, non tanto grande, perché comunque è una giostra per bambini, quindi non è che ci sia chissà quanta coda. Forse anche qua faccio qualcosa per il ristoro. Vabbè, perché l'abbiamo anche fatto qua, quindi no, è abbastanza vicino. No, tipo per quanto riguarda il ristoro, quindi no, non ne vale la pena. Anzi, facciamo una cosa, mettiamo dei bagni qua. 1 2. Vai, ne mettiamo 3. Vai. Perché qua intanto non è che ce ne stia di roba. Ok, faccio 30 centesimi ognuno. Ok. Qua ci dovrebbe essere il meccanico qua, perché l'ho messo. Aspetta, devo fare così. Dov'è che è? Ah, è qua. E deve fare tutto sto giro, però porca la miseria, perché se deve venire fino a qua poi deve fare mezzo casino. Vabbè, dai, ci proviamo. Allora, qui no, anche qua, ok. E poi vabbè, ritorni. Sì, dai, facciamo così, proviamo. Io metto questa di musica, cos'è, tipo la terza giostra che c'ha la stessa musica, ma sti cacchi. Ok, andiamo. Giostra dei dinosauri, bene. Entro un mese arriverà il VIP. Sì, perché erano 6 mesi, quindi sì, qua i giorni durano pochissimo in realtà. Molto poco, come potete vedere. Molto poco. Hanno fame. Sì, ci stavo pensando pure prima. Allora, tolgo queste due cose e qua ci metto da mangiare. Ci metto. No, non posso, perché c'è questo, vero, che rompe? No, questa che rompe. Va bene. Vabbè, fa lo stesso. Allora, è una bisteccheria e qui facciamo dolci della pepita. Ok, facciamo così, va. Rodeo non si intona. Come non si intona con lo scenario? Ma che cacchio stai dicendo? Ah, no, ho capito. Perché questo è tema avventura, il castello. Perché questo castello qua è di avventura, è a tema avventura. Mentre questa giostra è ovviamente di Far West. Vabbè, palesemente Far West. E non si intona con questa parte, ma chi se ne frega, ragazzi, ma chi se ne frega.
Anche se non è sì, ok, è arrivato il VIP. Anche se non si intona praticamente, lasciamo. Allora, mettiamo altre giostre. Allora, qui veramente non viene nessuno. Dai, guarda che è aperto. È aperto, sì, è aperto. C'è la bandiera verde. E qui è pure collegato. Non so perché qua non viene. Ah no, adesso vengono. Solo che ce ne impiegano 1000 anni ad arrivare, vabbè. Allora, altra giostra vertie. Nave pirata. Non è che ce ne sia granché di scelta, qua delle giostre estreme. Facciamo il motoscafo, va. Sì, anche se è in mezzo al deserto, chi se ne frega. Sbam. Facciamo. Entrata per di qua. E l'uscita per di qua. Aspetta. Cos'è che si è rotto? Un attimo. Questo si è rotto. Ok, meno male che il meccanico era qua. Aspetta, ma si era rotto. Ah, pure questo si è rotto. Ah. Per 14% di inattività, no. Vabbè, solo 14%, vabbè, andrebbe bene ugualmente, però. Questo si. Quindi adesso questa giostra si romperà molto più facilmente. Palle. Che palle, non l'ho proprio vista, cioè ero. Perché ne. Perché questo è tutto nero? Ah. No, per un attimo pensavo che non si fossero caricate le texture per un momento. Niente, io devo fare qua perché. Allora, posso abbassare. Vabbè, sì, tanti soldi ce li ho, senti. Abbasso così, abbiamo sistemato il terreno, abbiamo sistemato il terreno adesso. Allora facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E facciamo così. E poi qua, zam, vai, metto questa. Allora qui 10 minuti, però non c'è il coso. Vabbè, intanto avviamo. Questo va anche qua. Grazie. Ah, guarda che culo, proprio il meccanico qui ce l'ho. Fai anche questo, fai vedere. Vabbè, tu hai poco e niente. Tu hai poco e niente. Dov'è l'entrata qua? Ah, lì, ok. Aspetta, fai una cosa. Fai anche qua. Visto che la tua zona un po' è una po' piccolina. Facciamo così, va. Ti espando un po'. Perché questi ritornano indietro? Ah, perché piove. Che due. Allora, visto che però qui c'è la cosa degli ombre. Però scusa, come fa a piovere nel deserto? Mi spieghi questa cosa, per favore? Perché io non l'ho ben capita. Questa cosa. Allora, fammi fare una cosa qua. Ombrelli e informazioni. Non c'è il manovale qua. Ok. Vabbè, dai. Dov'è il tizio? Ecco, vai anche qua. Perché se questa si rompe è un casino. Cosa? Aspetta. Verti. No. Che cazzo. Io non sto a vedere tanto le cose qua, le notifiche. Soprattutto se sono concentrato qua. Ora, qua facciamo un'altra giostra. Ci metto il concerto di karaoke, così a caso, perché posso. Allora, coso di karaoke. No, qua è bloccato. Non si può.
posso provare a metterlo da questo lato qua. Perché da altre parti dove... Sì, lo facciamo qua, va. Sbam. Allora, l'ingresso lo facciamo qui e l'uscita la facciamo da questo lato. Mi sa che devo abbassare poi il terreno e tutto, perché mi sa che non ne si entra. No, devo fare una roba bruttissima. Facciamo questa roba bruttissima, vai. Ok, no, ok, così la collega. Ora. Ovviamente qui no. Ok, dai, dai, ok. Adesso sistemiamo così, così e così. Qua ci vuole. Allora, no, facciamolo di 5. E direi di mettere questa. E ci mettiamo questa, che ti devo dire. Perché qua non... Aspetta, cos'è? Si è bloccata la cosa? Aspetta, si è bloccata la giostra, non ho capito. Non ho capito se si è... Ma si è bloccata la giostra qua? Mi sa di sì. Si è bloccata la giostra, vabbè, ma meno male che si è ripristinato. Oh, finalmente il bancomat. Pensavo che non è... Che non è lo... Ritrovava più il bancomat. Cioè che non è... Cioè che era bloccato. Invece no. Porca vacca, il bancomat veramente ti salva. Allora, uno. Ne metto uno qui. Ne metto un altro qua a fianco, proprio no, non mi interessa. Deve essere pieno di bancomat questo posto. Questo posto deve essere pieno zeppo di bancomat. Ma pienissimo, eh. Pienissimo. Qua è bloccato, vabbè. Vabbè, lo metto su questo lato qui allora anche. Là, vai. Bancomat tutti aperti. Oh. Finalmente. Adesso questi possono prelevare i soldi. Ecco, guarda. La cosa bella è che pure i bambini di 5 anni c'hanno il bancomat. Ma com'è possibile? Cioè, ora dimmi te quando hai visto prelevare al bancomat un bambino di 5 anni. Vabbè. Vabbè, qua al momento no, non è che ci sia tanta gente, anche perché... Vabbè, prima di tutto è abbastanza lontano. Poi è vero che ho fatto pubblicità, ma però siamo di meno, perché prima eravamo in 500 e passa, perché siamo di meno? Cioè, nonostante abbia fatto anche pubblicità, boh. Vabbè. Eccala. Questo se... Rotto, l'ho capito subito dal suono. E infatti, ok, sta arrivando. Allora aspetta, ho bisogno di un altro manovale qui. Infatti, porca miseria. Allora facciamo che questo manovale deve fare tutto sto mega giro. Sì, perché qui stiamo un pochino trascurando ultimamente questo grande pezzo qua, quindi adesso ci pensa questo. Vai, vabbè, tanti soldi proprio ne abbiamo tanti, quindi possiamo spenderne, dai. Ce la fai? Bravo.
cos'è che si è rotto? Questo. Porca miseria. Hanno fame, ancora hanno fame. Sì, ma quanti chioschi di cibo gli devo dare, scusate? Cioè, hanno fame. Ma sai cosa? Perché loro vanno anche qui. Ma qui non c'è niente. Non c'è niente qui. Allora facciamo una cosa. Facciamo tagliamo le strade, per favore. Tagliamo le strade per ora. Ecco, quindi loro non possono più venire qua per il momento. La gente fatica. Che ha raggiunto ingresso. Uscire da doppio. Come fa fatica? Guarda che è perfettamente collegato. È perfettamente collegato. Non dire cagate, perché qua è collegato. Per perfettamente collegato sia l'ingresso che l'uscita. Quindi per favore evita. Grazie. Il pronto soccorso abbiamo pure. No, però qua devo mettere delle luci. Facciamolo subito, perché qua altrimenti non si vede niente di notte. Allora, vediamo. Ok, allora, 1000. Mille. Ma perché qua caliamo? Ma che cavolo è? Allora, vabbè, comunque, visto che siamo a oltre 10.000 euro, io direi che un altro ottovolante possiamo farlo. Patatine. Ok, bene. Allora, possiamo fare un altro ottovolante. Magari lo faremo da quest'altro lato qua. Che ne dite? E poi magari, poi dopo, andremo a fare una pista di go-kart. Oppure anche di quad bike. Una pista così in mezzo al deserto, che potrebbe essere anche divertente. Quindi, ragazzi, io direi che per questo episodio di Roller Coaster Tycoon 3 direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete venire aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco o di altri giochi. Mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio. Aspetta, perché qua altrimenti mi perdo le notifiche. Vabbè, dice solamente che è stato rotto e è stato pure riparato. E mi raccomando, dire anche la vostra nei commenti e di attivare anche la campanella per non perdervi nessuna notifica. E noi, ragazzi, ci risentiamo a un prossimo video. Bella!